Lavori pubblici e prevenzione sismica. Questa mattina al centro di un incontro svoltosi all'auditorium Concetto Marchesi di Palazzo Platamone a relazionare l'assessore comunale Luigi Bosco, mentre le conclusioni sono state affidate al sindaco di Catania Enzo Bianco. Intervenuti gli stakeholder della città, le rappresentanze professionali e quelle associative. Si tratta del secondo incontro di approfondimento tematico dopo quello generale del tempo del raccolto che si tenne lo scorso mese di aprile e quello sul welfare dello scorso 30 settembre. Appuntamenti attraverso i quali l'amministrazione comunale intende far conoscere e spiegare quanto fatto finora in materia di prevenzione in un territorio ad alto rischio sismico. Abbiamo deciso, una volta al mese, di avere degli incontri con la città. Tematici. Il primo è stato sul welfare, sul benessere, sull'assistenza, su coloro i quali vivono una condizione di grande disagio. Questo secondo è dedicato alle infrastrutture della città e al rischio sismico. Noi raccontiamo quello che abbiamo fatto in questi primi 3 anni, raccontiamo i progetti a cui stiamo lavorando, ma soprattutto ascoltiamo coloro i quali operano in questo settore. Catania sta vivendo un momento di svolta importante sul piano delle infrastrutture. Grazie alle risorse importanti che abbiamo ottenuto dal governo e dall'Unione Europea, Catania sarà la città del sud probabilmente meglio infrastrutturata al termine di questo percorso per quanto riguarda la mobilità e quindi il tema, per esempio, della circumetnea che diventa una metropolitana, per quanto riguarda la rete fognaria, per quanto riguarda la tangenziale, ma anche i lavori che riguardano la città, aeroporto e porto, e contemporaneamente grandissima attenzione al rischio sismico. Ieri ho richiesto in conferenza unificata a Roma di destinare in tutte le regioni l'1% del reddito delle regioni ai piani comunali di protezione civile. Dobbiamo mettere in sicurezza le nostre scuole, i nostri edifici, le nostre case, perché il rischio sismico, avete visto quello che è accaduto nell'Italia centrale, purtroppo nella nostra città è veramente molto pesante. Non avrei pace sino a quando tutto questo non diventa realtà. Lo faremo in collaborazione con gli ingegneri, gli architetti, i geometri, con i geologi, con il mondo dell'impresa e con il sindacato. Una svolta nella città. Il rischio sismico è uno dei 3 grandi rischi che corre Catania, anche assieme al rischio ambientale e al rischio idraulico e geotecnico. Sicuramente Catania è una delle città più esposte al mondo al rischio del terremoto per 2 motivi fondamentali. Uno è quello che il terremoto di ritorno che si potrebbe attendere a Catania ha un'entità almeno pari per energia a 30 volte quello che ha colpito Amatrice. E il secondo è che il patrimonio edilizio di Catania, costruito prevalentemente prima del 1981, è stato costruito senza i requisiti antisismici. Quindi Catania è particolarmente esposta. Allora bisogna partire con un grande programma di messa in sicurezza. Il percorso è lungo, ma se non si comincia non si arriva mai. Il primo passo noi lo stiamo facendo attraverso la messa in sicurezza delle scuole, con indagini, con progetti definitivi ed esecutivi per l'esecuzione dei lavori e con verifica di vulnerabilità. Anche alcuni edifici pubblici sono sottoposti in questo momento ad attenzione per la richiesta di finanziamento. C'è anche il grande problema del patrimonio privato. Io vi dico questo, non so qual è stato il peso reale, io credo importante, ma l'azione del sindaco di Catania, supportata dalle nostre competenze, credo che abbia avuto un ruolo importante nell'inserimento nell'ultima legge di stabilità del cosiddetto bonus fiscale, che potrebbe riconoscere il rimborso dell'85% per i condomini che fanno l'adeguamento sismico delle spese sostenute.